A Novi Velia la maggioranza non dà ascolto alla minoranza sulla incompatibilità del sindaco Maria Ricchiuti e i tre consiglieri d'opposizione si autosospendono dal consiglio e si rivolgono al Tribunale di Vallo della Lucania. Adriano De Vita, Giuseppina Speranze e Michele Guida hanno sollevato la questione il 21 luglio scorso, ma fino ad oggi di fatto la relativa procedura consiliare non è stata ultimata. Il sindaco ed il suo vice giocano a nascondino, ritardano al massimo la firma degli atti. Ricchiuti, afferma con forza la minoranza, rifiuta addirittura la notifica degli atti del proprio comune e a lei trasmessi dal suo vice sindaco, accampando motivi infondati e ridicoli e commettendo, insieme al suo braccio destro e alla segretaria comunale, una serie di reati che vanno dall'abuso d'ufficio all'omissione di atti d'ufficio. Nel corso della seduta di lunedì sera, i tre dell'opposizione hanno abbandonato l'aula e si sono autosospesi dalla carica elettiva. Torneranno nella casa comunale solo dopo che la maggioranza avrà risolto la questione incompatibilità. Secondo il testo unico degli enti locali, torna a ribadire l'opposizione, Maria Ricchiuti non può ricoprire contemporaneamente la carica di sindaco e quella di consigliere regionale per la quale è stata eletta la scorsa primavera. Durante questa settimana i consiglieri di minoranza sottoporranno il caso all'attenzione del Tribunale, della Prefettura e alla Corte dei Conti per tutti gli aspetti contabili e finanziari. Volevamo risolvere la questione in consiglio, affermano amareggiati. La maggioranza ci ha costretto a percorrere altre strade per ripristinare a Novi Velia una condizione di legalità democratica. La nostra decisione di autosospensione di ieri non va vista nei riguardi dell'incompatibilità, se c'è o non c'è. Questo è un fatto che adesso non ci riguarda, affronteremo in altre sedi. È semplicemente per l'atteggiamento ostruzionistico che ha messo in essere il sindaco, il vice sindaco, per fare in modo, delegittimando il Consiglio Comunale. Questo è un fatto gravissimo, perché ritengo che in Consiglio Comunale i consiglieri rappresentano il popolo di una comunità. E uno può votare, può decidere, può respingere, può fare quello che vuole, ma deve avere rispetto di questo organo istituzionale, che è il primo organo istituzionale, il Consiglio, che non ha potere di operativo, ma un altri poteri di vigilanza, di programmazione. E quindi in questo momento è stato spogliato da questo potere con arroganza, con superficialità, con stupidità.